Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi affrontiamo Shiva. Oggi affrontiamo Shiva con la trial hard addirittura di 133.000, con un team che però devo dire sembra essere molto valido. Sembra essere molto valido perché tocco i 102.000. Non so se ci riuscirò, credo che la differenza sia abbastanza elevata, ma ci proviamo. Ci proviamo e vediamo un pochettino quello che riusciamo a combinare. Il mio setup in questo caso è ovviamente incentrato su fuoco e sigillo circolare. Qui sicuramente un MVP potrebbe sicuramente essere Barrett, perché Barrett con l'arma che era pullabile insieme a Cloud aveva appunto possibilità di fare danni fuoco, ma soprattutto ha la possibilità di incrementare il break tramite i sigilli circolari nell'ultimo slot. Quindi qui Barrett sarebbe stato sicuramente molto molto valido, però noi ci accontentiamo di questo team e vediamo un po' che cosa succede. Per quanto riguarda il mio setup è molto simile a quello che abbiamo usato con Ifrit, solo che adesso anziché utilizzare l'elemento del ghiaccio utilizziamo l'elemento del fuoco. Quindi abbiamo Zac, che praticamente possiede allo stesso modo le stesse armi dell'altra volta, però in questo caso possiede il Ruin con il sigillo circolare, un Fire con ovviamente l'attacco fuoco e una cura singola per poter magari fullare un personaggio che sta in condizioni particolari. Eris abbiamo la stessa cosa, sempre Fairy Tail e Sun Umbrella per i debuff, anche lei Ruin magico di tipo circolare, Materia Fire, anzi Fire in questo caso, di secondo diciamo di livello 5 stelle, che è stata una bella botta di culo, e Barrier giusto per avere una piccola difesa nell'eventualità, anche se in realtà più che barrier qui mi servirebbe diciamo shell, la protezione magica, perché comunque a differenza di Ifrit Shiva non effettua attacchi fisici se non mi ricordo male, quindi qua forse mi servirebbe, dovrei controllare se ce l'ho, mettere comunque shell e non protect. Cloud al solito DPS con una Blizzard Blow che lasciatela perdere, non verrà mai utilizzata, mi serve soltanto perché quella materia ha delle ottime statistiche di attacco fisico, quindi le ho messe a Cloud per pomparlo un pochettino. Poi vabbè, ovviamente Fira Blow, che in questo caso è ovviamente l'attacco che giustamente utilizzeremo il più possibile, e poi il sigillo circolare per breccare. Thunder, scusatemi, è Murasame come arma principale, Hard Edge come arma secondaria, e quindi va bene così. E voglio un attimo controllare, no, scusami, se abbiamo se abbiamo Shell. Credo in realtà di no, perché forse per sbaglio addirittura l'ho fusa. Ne avevo una, ma addirittura mi sa che per sbaglio l'ho fusa, quindi no, abbiamo solo Barrier, che comunque sarà letteralmente inutile, perché non mi ricordo che Shiva faccia attacchi fisici, però va bene così. Andiamo a vedere un po' cosa ci richiede la nostra principessa di ghiaccio. Abbiamo diverse wave in questo caso, wave tra l'altro con i Sahajin che sono un po' più infami rispetto a alcuni nemici classici, Sahajin Prince che è tipo un semi boss. Qui abbiamo praticamente nulla di che, garantiscono comunque attacco up a loro stessi. Potrei mettere un The Brave in realtà ad Eris in questo caso, giusto per abbassare il loro attacco fisico. Poi questi infliggono stun e aumentano la loro difesa, ma noi ovviamente possiamo tranquillamente abbatterli. Anche lui, Sahajin Prince, che aumenta l'attacco. Questi ovviamente funzionano come quelli che abbiamo visto di Ifrit Fuoco, dove ovviamente una volta arrivati a una certa soglia di HP si fanno esplodere. E poi abbiamo la nostra Shiva, che però a differenza di Ifrit può subire il debuff di attacco fisico e attacco magico. Questa potrebbe essere una cosa interessante. Usa diversi attacchi elementi magici di tipo ghiaccio. La sua resistenza al fuoco cambia durante la Force Gouge, Ice Age. The Gouge can be only... ok, vabbè, ovviamente la sua carica può essere spenta solo tramite attacchi di elemento di tipo fuoco. Oddio, lei però può cambiare la sua resistenza?
potrei tentare un Thunder Breach. Potremmo tentarlo, però non credo che forse funzioni, perché in realtà l'immunità... Cioè, lei ha diverse immunità. Questa non è male come roba. Non mi ricordavo potesse essere debuffata. Allora, aspettate un secondo, perché a questo punto... È vero che potrei fare un Mana Breach per diminuire la sua difesa, cioè per diminuire la sua... il suo attacco magico, e mi sa che lo vado a fare un secondo. Tanto quasi quasi credo di poterlo andare a fare. E invece a Cloud qui, anziché dargli il sigillo che... Ah no, questo è il sigillo che mi serve. No, vabbè, e allora no, perché Blizzara non la vorrei togliere per evitare di perdere le stats, che comunque sono molto molto buone. No, va bene. E allora lei potrei dare effettivamente o un The Brave, perché così abbassiamo l'attacco fisico. Allora, dove sei? Madonna, queste materie uniche è un problema, perché non c'è una categoria per loro, quindi trovarle è un casino. Va bene, tengo questa. Tanto la tua potenza magica dovremmo riuscire ad abbatterla con gli attacchi fuoco. Quindi vediamo un pochettino quello che succede. Allora, prima wave. Ho cambiato setup, in realtà. Probabilmente avrete visto un taglio. Perché qui faccio praticamente... Mi conviene fare, ovviamente, il debuff con AOE, anziché farlo singolarmente. Così posso debuffare praticamente tutti. Cioè, posso debuffare l'attacco di tutti in un colpo solo, e quindi sono più tranquillo. Subire meno danni e potermi curare più in fretta. Se ovviamente non mi facessero lo stun, sarebbe una cosa molto gradita. Ok, abbassiamo l'attacco. Anche se loro in realtà il loro punto di forza è l'aumento della difesa. Loro sono deboli alla magia, quindi bisogna approfittarne con la magia. Infatti Zac utilizza la magia proprio per questo motivo. Ecco, questo è un problemino, perché qui siamo partiti male. Madonna mia, qua ci hanno fatto una serie di attacchi pazzeschi. Qui siamo costretti a fare una cura d'emergenza. La difficoltà qui si nota che è molto più alta, eh. Eliminiamolo, perché sennò... Ok. Che sennò tenta l'esplosione. Sinceramente non mi va. Ok, attacchiamo anche il fratellino. C'è quel Sajin che è molto infame. Ha un alto potere fisico. Qui dobbiamo fare attenzione. Ok, dobbiamo eliminarlo. Qui abbassiamo l'attacco perché lui fa jump. Ok, con un solo di attacco va bene, lo possiamo subire.
Io per il momento mi tengo la stance difensiva, anche se perdiamo i bonus me ne frego. Ok, abbassiamo il suo attacco. Ok, così ci curiamo. Perfetto. Siamo arrivati da Shiva, ma non so cosa riusciremo a fare, eh. Se già abbiamo avuto difficoltà con i minion, qui la situazione è molto brutta. Ok, qui dobbiamo fare ovviamente gli attacchi di fuoco. Ah, mette fog lei. Ma perché queste cose non sono scritte? Una cura rapidissima prima del suo attacco. Ci sta tutta. Ok. Speriamo di resistere. Madonna mia. Proprio siamo per il rotto della cuffia. Ok, una limit a difesa 3, glielo facciamo. Dobbiamo indebolire. Ok, questi li possiamo subire tranquillamente. Buono, buono. Non mi fanno grossi danni effettivamente questi attacchi, però dobbiamo fare attenzione. Cioè, non dobbiamo sottovalutarli. Anche perché sono comunque attacchi AOE, sono molto frequenti, quindi... Poi comunque la stiamo tenendo bassa, no? Nel suo range di... diciamo di attacco, diciamo di power, no? Stiamo abbassando molto quegli attacchi di tipo fuoco. Quindi questa è una cosa molto buona. La stiamo tenendo bassa, ecco. Proprio al minimo. Ole, stunnata, perché l'abbiamo breccato ovviamente. Qui ora approfittiamone. Doppia stance di debuff fisico, quindi rushiamo. Tenerla bassa ci aiuta molto. Qui ovviamente ne approfittiamo. Ok, e ricominciamo. Oh, ora qui. Guardate quanto si è potenziato l'attacco magico. Questo è un grosso problema. Dovremmo riuscire a breccarle in tempo, però, quindi. Ok. Allora, qua dobbiamo assolutamente abbassare il suo Ice Age. Cura tattica qui per forza. Qui mi serviva, mi sa, un bel debuff di attacco magico. Ci stava tutto qui, Perché ora lei incomincia ad essere un po' aggressiva. Va bene che noi la stiamo tenendo bassa, quindi va bene. Però stiamo perdendo tanto tempo, cioè... Considerate il fatto che la stiamo tenendo... cioè, stiamo perdendo tanto tempo. Ok, tra poco la stunniamo. Cerchiamo di resistere. Merda. Ok, stunnata. Altra doppia limit.
Cioè, dobbiamo cercare di non essere troppo greedy, di non essere troppo aggressivi, perché la possiamo pagare questa cosa. Ora qui per esempio dobbiamo assolutamente curare. Ok, di nuovo. Noi ci curiamo subito. Ok, abbiamo preso un po' di fog, ma qui attenzione che ora parte il Diamond Dust e so cazzi, mi sa. Non arrivo a curarmi. Non ha più il buff di attacco magico, quindi speriamo di resistere. Ok, buono. Ce l'abbiamo fatta. Rimaniamo in stanza difensiva per un po'. Ok. Qui ora dobbiamo cercare di spingere. Cerchiamo di spingere con gli attacchi fuoco. Ha messo debolezza ghiaccio a Zac. Però va bene. Cura d'emergenza. Qua ci sta tutta. Vedi, questi combattimenti per esempio sono bellissimi. Così, fatti così, a strategia, che tu devi calcolare praticamente tutto quello che c'è da fare. Io le adoro ste robe. Ok, resistiamo, cerchiamo di resistere. Abbassiamola il più possibile. Ok, ora qui però, esatto, lei si buffa. Quindi qui, ecco, Diamond Dust. Non so se mi ha cambiato, forse non mi ha cambiato la stance. Porca miseria. Forse me l'ha tenuta in difesa. Infatti gli ho fatto molti meno danni. Ah no, ok, l'abbiamo cambiata. Oddio, non so se qua resistiamo, eh. Forse non ce la facciamo per un pelo. Mi sa che qua non resistiamo, perché ha il buff magico. Infatti Zac è morto. Proprio qui se ce la facciamo, ce la facciamo per il rotto della cuffia, eh? Peccato. Peccato, Zac ci è morto alla fine. Perché abbiamo giocato bene in realtà. Abbiamo giocato molto bene. Però Zac alla fine purtroppo non ce l'abbiamo fatta a tenerlo in vita. Però dai, oddio. C'è una quest, ovviamente rank schifosissimo, però oddio, un 133 battuto con un team da 102, direi che comunque come strategia, nonostante tutto, direi che è andata piuttosto bene. Quindi dai, non mi ritengo soddisfattissimo, però intanto ce la siamo portata a casa. Detto ciò ragazzi, questo è ovviamente come affrontare Shiva, ovviamente a difficoltà più bassa e ovviamente più semplice. Quindi non ci saranno grossi problemi ad affrontarla ad una difficoltà più bassa. Detto ciò, ci becchiamo con la prossima. Bye bye!